Buonasera, sono le 19.03 in studio Massimo Bonella, siete collegati con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV, Radio Sirius TV, per un aggiornamento straordinario della situazione terribile che si è venuta a creare a Bologna nel raccordo autostradale. Ci stanno giungendo infatti delle immagini davvero drammatiche, terribili, di una esplosione veramente che non so che aggettivi usare, una esplosione grandissima con una fiammata alta decine di metri, almeno così a occhio sembra che dia questa impressione. Praticamente un'esplosione potentissima che ha coinvolto poi anche altre situazioni e dando origine ad ulteriori problematiche. Praticamente c'è stato l'ennesimo scontro fra tir, sembra che trasportassero materiali pericolosi, cioè infiammabili, sembra addirittura GPL, quindi vi lascio immaginare, vi ricordate Viareggio, ecco, e da qui poi il tamponamento hanno preso fuoco e la grande esplosione. Questa poi sostanza deve essere precipitata giù dalla carreggiata ed è andata a interessare addirittura delle concessionarie di auto che erano appunto lì sotto, dando origine ad altri incendi, ad altri scoppi. Addirittura sembra che un copertone di un camion infuocato sia andato a finire dentro un ristorante e anche lì ha dato origine ad un altro incendio. Queste sono un po' le notizie frammentarie, vedremo nel corso della serata di questa, che penso che andremo avanti con un po' come quella volta col terremoto di Ischia, una non stop, perché credo, cioè, questo dicevo, sono le notizie intanto sto guardando dei monitor, sono delle situazioni davvero terribili, ci sono morti e feriti, ora cerchiamo di capire almeno quanti morti, ci sono degli ustionati. Allora ripeto, è successo dall'ennesimo incidente tra tir, credo sia anche un furgone coinvolto in mezzo, grande esplosione che addirittura ha interessato poi le concessionarie sottostanti, concessionarie di automobili, e quindi dando origine ad ulteriori incendi e interessando appunto anche un ristorante. C'è un'altra notizia però che vedo, sembra che la carreggiata, diciamo il ponte, il viadotto autostradale, siamo nel raccordo di Bologna, siamo nel raccordo di Bologna sulla carreggiata, sull'autostrada A14, ecco, il ramo che proviene da Rimini, e siamo qui all'interno del raccordo. Sembra che quel pezzo di carreggiata sia addirittura crollato sulla viabilità ordinaria sotto. Dall'immagine che vedo qui dal TG3, in questo momento il TG3 qui davanti, poi vedremo anche di consultare altre emittenti televisive che sono collegate in diretta, sembra che poi un pezzo di autostrada, cioè di viadotto, sia crollato sotto e c'è una buca enorme e tutto nero attorno. Cioè, probabilmente lì, se si è trattato di GPL, vi lascio immaginare che razza di calore che ha sprigionato, e il GPL quando scoppia, sapete quello che fa, molto probabilmente ha fatto addirittura cedere la struttura, l'infrastruttura, e quindi è crollato proprio il viadotto sotto. È un incidente veramente drammatico, terribile. Poi non è finita qui, perché dobbiamo aggiornarvi anche di un altro incidente meno grave, ma comunque sempre diciamo grosso, che è avvenuto nelle prime ore dell'alba di stamattina in A4, furgone che tampona un autotreno prende fuoco. Questo furgone è stato trascinato per decine e decine di metri, portava bombole di GPL, anche lì si è spogionato un incendio e uno scoppio potentissimo.
fiamme altissime, fiamme che andavano addirittura a minacciare le case, lì, le case nelle immediate vicinanze dell'autostrada. Siamo appunto, di ripeto, in A4, poco prima di Padova, all'altezza di Gresignano. E anche qui appunto si registrano due morti. Si è salvato l'autista del TIR, perché dalle notizie che mi sono arrivate qui in redazione si è buttato fuori dall'autotreno, dal mezzo. Dunque, vediamo di cercare di capire, ritornando su Bologna, perché poi c'è anche un altro incidente gravissimo a Foggia, dove sono coinvolti i lavoratori, quelli che praticamente vanno a raccogliere i pomodori. Quindi poi magari, ecco, lì ci arriveremo con calma, una cosa alla volta, perché le notizie sono molte, sono gravissime. Dunque, vediamo di andare con calma. Allora, torniamo su Bologna, vediamo di capire intanto quanti morti. Allora, si parla, vedo anche, andando a consultare un po' le testate, intanto vedo dal televideo che si parla di due morti e più di 80 feriti, almeno 84 feriti. Dunque, vediamo di leggere un attimo, di capire un po' meglio. Allora, adesso io vi ho raccontato per sommi capi, ora vediamo di zoomare un po' l'attenzione su questa cosa. Dunque, sono morte almeno due persone nell'incendio scoppiato a Bologna dopo un incidente stradale. Sono 84 i feriti, alcuni gravi, secondo un primo bilancio fornito dalla prefettura. L'incidente si è verificato sul ponte della tangenziale a Borgo Panigale, coinvolto un TIR, sembra un'autocisterna con GPL, ecco, come vi dicevamo prima, e altri mezzi. Noi infatti ipotizzavamo, vista l'esplosione, che si trattasse almeno di GPL, perché di solito è quello che fa una esplosione di quel tipo. E dunque, si è quindi innescato un rogo che si è esteso alle auto di alcune concessionarie vicine. Ci sono state anche esplosioni. Parzialmente crollato il ponte del raccordo di Casalecchio A1 A14, chiuse in quel tratto autostrada e tangenziale. Beh, ovviamente, ecco, quindi infatti quella voragine che si vedeva, proprio come se proprio un tratto autostradale mancasse, ecco, è appunto dovuto a questo crollo. Molto probabilmente c'è stata una temperatura, si è sfusionata una temperatura altissima che ha fatto cedere l'infrastruttura. Questa è la notizia intanto di per sé, che non è poco. Ci chiediamo ancora una volta, perché in questo disgraziato paese, ormai lo chiamo così, non si adottano le politiche corrette, cioè quello di dire: i mezzi pesanti, visto alla luce di quello che trasportano, non le portiamo sui binari, cioè facendoli salire sui treni. Ecco, la cosa non è complessa assolutamente, basta poi parlare con specialisti in materia, con tecnici, vi potranno spiegare. Abbiamo in Austria, ad esempio, un bellissimo, scusate della ripetizione, un bellissimo esempio, e quindi non si capisce perché in Italia, almeno nel nord Italia, in A4 poter alleggerire, perché altrimenti veramente qui c'è da mettere un bel cartello prima di salire in A4 o comunque in A1, che anche quella non è che sia tanto più sicura, pericolo di morte, perché veramente ci si può trovare coinvolti in incidenti di questo tipo. Ogni giorno in A4, è perché purtroppo la stampa non ne riporta, ma quasi tutti i giorni ci sono incidenti più o meno gravi. Insomma, questa è la situazione, e urge assolutamente, in base a questi fatti che noi vediamo, che noi raccontiamo, di porre rimedi. Quindi facendo una politica corretta, come appunto dicevo prima, perché non è possibile, perché si guadagna tanto per motivi economici, dover giustificare questo tipo di politica, di far mandare la roba in giro per l'Italia sopra ai mezzi pesanti. Per non parlare poi dello stress degli autisti, ecco, lì nessuno mai ne parla, ma anche loro sono costretti a fare dei lavori veramente, cioè inizia a essere un lavoro veramente pesante. Quindi ogni tanto poter sedersi in qualche carrozza ferroviaria e traghettare per un periodo, per un certo chilometraggio, il viaggio un po' più comodi, riposandosi, non sarebbe male, insomma. Vedo che questa
direbbe un extraterrestre che vede tutto questo, ma voi non vi volete bene, voi non vi volete bene, voi vi state uccidendo tra di voi, vi state massacrando per i soldi. E qui ci vorrebbe una persona che io stimo molto, che l'ho portata io anche a Radio Science, sono veramente contento alla faccia di qualcuno che ogni tanto mi critica, e ci vorrebbe una persona, c'è cioè appunto una persona che le sa spiegare queste cose qui, no? Che ci spiega molto bene. Mi riferisco al dottor Giovanni Sniaulin, che credo sia anche collegato con la regia centrale, non so Sì, se lui ci può. Ecco, Massimo, confermo, è ci può ancora con noi, sentire. Giovanni. Ecco, intanto saluto anche Rosario Moreno in regia centrale, tra altre cose auguro anche Però scusatemi buon. un attimo, per me l'altro Prego. fatto molto più grave è quello degli 11 migranti morti. Sì, infatti volevo tornare anche su quel discorso lì. Prima volevo commentare un attimo a caldo questa cosa per poi estendere il nostro discorso. Quindi magari ecco, se Sniaulin è d'accordo, lo teniamo un attimo, lo tiriamo per la giacchetta, gli facciamo fare qualche minuto in più, un supplemento della sua trasmissione, ecco, gli facciamo sforare un po' i tempi, se lui è d'accordo naturalmente. Così sarebbe interessante sentire una sua opinione per poi arrivare a quel discorso di Foggia che non è tanto meno importante, ecco. Hai toccato il tasto giusto, Massimo. Il fatto che il trasporto su mezzi gommati faccia girare una serie di profitti è innegabile. Pensa a chi produce camion, pensa ai meccanici, pensa a tutta una serie di indotto che ci sta attorno a questo. D'altronde anche i morti, anche questi disastri fanno aumentare il PIL perché comunque il ponte che è crollato, il cavalcavia che è crollato bisogna ricostruirlo e se ci sono morti bisogna seppellirli, quindi funzionano anche le pompe funebri. Cioè c'è tutto questo giro che è micidiale, che gira attorno non al bisogno dell'umanità ma al bisogno del profitto. Io portavo, a volte parlo con i colleghi di lavoro e sembra di non farmi capire quando dico la natura, quindi torno al discorso di Marx, ha messo a disposizione di tutti le risorse dove noi adoperiamo per vivere. Ebbene, se parliamo di un gasdotto, quindi entriamo nel discorso proprio del gas, quando il gasdotto è vero, costa ore di lavoro. Perfetto, ma una volta che l'ho costruito, perché devo far pagare il gas ancora, visto che la natura lo mette lì e ha a disposizione di tutti, lo mette lì, ma non è scritto che sono dei russi, ma neanche dei russi, degli oligarchi russi, come non è messo lì per gli oligarchi, gli oligarchi dei paesi arabi, no, è di tutti, no? E quindi il fatto di gestirsi la popolazione, di dire cosa e come produrre e quanto consumare in modo tale che le risorse della terra che noi al primo di agosto abbiamo già consumato e quindi se continuiamo in questo consumo in continuazione di territorio, in questo consumo in continuazione di risorse, abbiamo bisogno di una terra, virgola, 7 siamo arrivati, no? Per mantenere questo consumo, che vuol dire l'autodistruzione, come dicevi tu prima, no? Ecco, bisogna cambiare paradigma. Non può più essere il denaro, il profitto che viene così esaltato, ma giustamente dalla classe che detiene il potere, no? Come l'unico sistema per incentivare le persone a lavorare. Abbiamo visto prima, ho letto prima, per loro sì, il lavoro è fonte di guadagno, fonte di profitto, ma anche fonte di potere, no? Noi invece dobbiamo avere un altro paradigma, che è quello dell'umanità, che è quello della specie umana, che è quello di convivere con l'ambiente in modo tale che se parto da 100 il 1 gennaio, arrivo a 0 il 31 dicembre, ma pronto per avere altro 100 in eterno equilibrio con l'ambiente, no? La possibilità di vivere. Perché
è normale, l'uomo ha bisogno, non tanti bisogni, ma i bisogni vengono comunque incentivati attraverso la pubblicità. Prima parlavamo dell'agroalimentare, voi osservate quanta pubblicità viene fatta sul mangiare, poi ci vengono detto che siamo obesi, quindi dobbiamo andare sulle palestre, quindi per consumare, quindi gira il business delle palestre, e poi quello dei vestiti, perché non ci bastano più, perché siamo diventati grassi, poi dimagriamo, e quindi prodotti per dimagrire, e una serie di prodotti per quanto riguarda energetici, no, perché dobbiamo essere iperattivi, tutta questa cosa non ce n'è bisogno. Se noi vivessimo più tranquilli, io dicevo una volta al mio dottore: voi mi state dando delle medicine perché mi era venuta una dermatite, poi dovuta allo stress del lavoro, e lui mi dava delle medicine per superare questo momento di difficoltà. Ecco, voi mi date delle medicine perché io sia ancora capace di andare a lavorare, e in quelle condizioni che mi hanno creato questo stress. Non risolvete il problema alla radice, risolvete semplicemente quando uno ha la febbre, gli date la medicina perché gli vada giù la febbre e vada subito a lavorare. Non levate le condizioni, ma le condizioni sono queste, quelle del profitto, quelle della specie umana, che non è più specie, dove ci parliamo, dove i rapporti sono attraverso merci, no? Dove io mi rapporto con le altre persone, io come Giovanni D'Olima, io come produttore, con gli altri produttori, con le merci, con le pretorie di merci, io ti invado di merci. Non progettiamo più come specie umana, e oggi ci sono anche i mezzi per farlo. Quanto serve per vivere in armonia? E servono tutta questa pubblicità, tutti questi bisogni indotti che ci vengono in continuazione implementati nel cervello? Questa è una domanda, scusa se mi sono dilungato un po', e quindi anche il fatto di questo scoppio, no, del trasporto su gomma gira tutto attraverso un parametro, che è quello del profitto. Sappiamo che per anni la Fiat era al centro della nostra attenzione, quindi la Fiat, quando chiedeva cassa integrazione, tutti i governi, no, anche quello del PC, chiedeva aumento della produttività, perché poi si poteva portare attraverso camion, e quindi avrebbe fatto lavorare i lavoratori. Ma i lavoratori lavoravano non perché c'era un bisogno sociale, ma perché c'era un bisogno di lavorare e continuare a creare il profitto. E oggi ne subiamo tutte le conseguenze, con tutte le strade che sono state fatte, con tutto l'inquinamento che poi viene attraverso il consumo di gas, di combustibili fossili. Tutto questo è. Per me, o ci svegliamo una volta e diciamo basta, o altrimenti andiamo all'autodistruzione. Qui Scusa, Massimo. mi domando, ad esempio, cosa potrebbero dire i nostri figli, ma che futuro gli abbiamo dato? Cioè, adesso io non ho figli, tu ne hai, cioè, però potenzialmente è come se li avessi, no? Ma dico io, cosa ci possono, ma ci potrebbero dire, cari genitori, cari o nonni, cioè, avete sbagliato, noi ci avete fatto nascere su un paese dove vale più carta straccia che la vita delle persone, che il futuro nostro, la nostra salute. Eh sì, questo hanno ragione, se ci dicono così, però ricordi che non tutti sono nella stessa sintonia. Ci sono anche delle persone che vorrebbero cambiare, che cercano di sensibilizzare le altre persone, altre specie che fanno parte della specie umana, per riuscire a cambiare questo paradigma, perché sappiamo che un modo di produzione capitalistico è un sistema sociale, cioè gli uomini hanno scelto in un determinato momento, in determinata fase, questo sistema. C'è invece chi lo vuole tenere bloccato e dice che questo è il migliore di tutti i mondi, e invece voglio dire che non è questo il migliore di tutti i mondi. C'è anche un altro modo di produrre in armonia con l'ambiente, con l'arco ancestrale dal comunismo primitivo fino al comunismo, dove vengono sviluppate tutte quelle forze produttive in modo tale che l'uomo possa godere della propria vita, non fare come facciamo oggi, che non è un godere, ma è semplicemente un correre, affanarsi per creare prodotti, correre, affanarsi per consumarli, correre, affanare per lavorare, per avere soldi, per poi consumare quegli stessi prodotti che creiamo noi in più. È tutto un giro, bisogna perseverare con quello che facciamo, sapendo che comunque è la pancia che ragiona prima della testa,
E quando cadrà il patatrac, che secondo me non è molto lontano, allora tutti si chiederanno cosa fare. Magari il primo che urla più forte, lo stiamo vedendo con Salvini e Di Maio, gli danno il consenso. Ma purtroppo non si possono fare altre strade, altre vie, o le idee diventano carne e si materializzano e si incorporano nelle persone, o altrimenti non si può fare niente, insomma. Ecco Giovanni, tu hai detto giustamente, ci sono però anche delle persone che vorrebbero sistemare un po' le cose, mettere al loro giusto posto o comunque farle funzionare, dare il loro contributo. Però ci sono anche chi poi contesta queste persone. È capitato per esempio anche nelle nostre trasmissioni, inizi a spiegare qualcosa, ah noi siamo Telecabulle, noi siamo Telerossi, siamo Mosca TV, tutte queste cose qui. Cioè, ma allora vedi, è difficile veramente... Cioè, a volte si trova veramente in difficoltà, no? Perché dici, ma insomma, noi cerchiamo di parlare per la salvaguardia della vita, della società, e poi questi tirano addosso. Non ho capito, perché il capitalismo, vedi negli Stati Uniti, se sei ammalato e non c'hai i soldi, vai al camposanto. Allora lì va bene, lì funziona, allora lì va bene. Cioè, mi sembra veramente di essere a volte dei bambini, rimasti bambini sempre. Cioè che non ci si matura mai, non si riesce mica a guardare le cose un po' con uno sguardo oggettivo, no? Dall'alto, no? E vedere quello che effettivamente preme di più e quello che invece può essere messo, lasciato in secondo piano. Cioè quello che preme è il futuro dei figli, la nostra salute, un ambiente sano, ecco, e non per il denaro distruggere tutto e va bene così perché è il denaro. Però è anche vero che Non bisogna sempre guardare, scusate se finisco, chi dice queste cose, perché ci sono anche segnali di persone che magari non hanno una visione più precisa di una diversa società, però persone che non viva più bene come stiamo vivendo. E c'è comunque sempre uno scontro in atto di idee, la borghesia con le proprie idee le cerca di mantenere e di fare fruttare. L'altro giorno sono stato alla laurea di mio figlio e quanti si sono laureati in marketing, adesso dicono, in modo di vendere, quanti studiano, no, economia e commercio, quanti studiano la possibilità, no, di avere un'azienda e gestire le aziende. Ecco, questa è semplicemente una trasmissione di idee, di un passaggio di idee di questa società. Ma vi dico, da banalità, dall'elementare, quando ci vengono a fare i primi problemi di matematica, ci dicono il pizzicagnolo, mi ricordo io, il pizzicagnolo va dal contadino e compra 5 uova e a 10 le rivende a 12. Quant'è il loro guadagno? Ecco, si parla sempre di guadagno. Ricordate, come si fa? Non, il problema non vengono mai posto in questo. C'ho 10 galline, fanno 10 uova al giorno, ho 10 persone da sfamare, dare un uovo al giorno. Quante galline devo avere? No, cioè, voglio dire, è questo un diverso modo di affrontare il problema, no? Sapere che l'azienda va bene perché ha fatto tanti guadagni. È come dire, non posso mandare in pensione le persone perché non ci sono i soldi, però cavolo, ci sono i prodotti, ce li buttiamo via, se non ci siamo allora, qual è il parametro giusto? I soldi o le merci, no? Le merci sono quelle che ci permettono di vivere, ci permettono di abitare, ci permettono di mangiare, ci permettono di vestire, ci permettono di fare una vita da specie. E invece siamo bombardati da mille pubblicità e sembra indispensabile cambiare telefonino ogni anno perché diventa vecchio, ma perché facevo l'esempio prima dei generi alimentari, ci ingrassiamo sempre di più perché ogni 2 secondi, se guardate la televisione, ferma pubblicità, all'ora di pranzo mangiare, lo snack, il gelato, e ti creano il bisogno, alla fine ti hai voglia di gelato e vuoi. Per loro è il consumo, è il guadagno, non è la specie umana, il loro obiettivo. Certo, torniamo, no, anzi adesso andiamo, ci spostiamo adesso a Foggia,
che giustamente prima il nostro editore Rosario Moreno ci indicava, volevo appunto arrivare qui, c'è stata un'altra strage di braccianti, no? Che c'è stato questo incidente stradale gravissimo, dove sono morti 12 braccianti. Sono braccianti agricoli extracomunitari, sono salvati due persone, due feriti praticamente. Quindi è stato un violento scontro tra un furgone e un tir. Dunque, mi sa che purtroppo c'è un problema di orario. Chiedo alla regia se possiamo andare avanti o se andiamo un attimo in pausa per poi riprendere No, Rosario. no, vai avanti, abbiamo fino alle 19:50. Ah, perfetto, allora. Io però Massimo, ho l'impegno, anche Rosario devo chiudere. Grazie di avermi coinvolto in questo dibattito, no? Che è interessante, sarebbe carino anche continuare magari a volte su determinati eventi e analizzarli, insomma. Sì, è stato molto interessante, Giovanni, perché abbiamo cercato di dare una spiegazione, no, alle cause per cui si arriva a questi disastri. Io ti ringrazio molto, Giovanni, Saluto gestiamo tutti, linea, grazie. e ricorda il prossimo appuntamento per lunedì. Sì, il prossimo appuntamento è lunedì 20 agosto, alla solita ora. Perfetto, quindi mi raccomando, amici, non perdete l'appuntamento di Giovanni Zinolin che va alla radice dei problemi. Grazie ancora a Giovanni Zinolin. Grazie a voi, ciao, buona serata. Ciao Giovanni, grazie. Ciao Massimo, ciao Rosario. Ciao Massimo. Ciao Giovanni, allora stacchiamo il collegamento con Sandra Di Piave, sono le 19:29, tra una manciata di secondi arriveremo alle 19:30, proseguiamo quindi con le notizie, con l'altro incidente gravissimo a Foggia che vi ho appena dato notizie, quindi ripeto, ci sono morti 12 braccianti agricoli extracomunitari, ci sono due feriti, c'è stato questo scontro molto violento tra un furgone e un tir. Vediamo di capire un po' di più. Il furgone praticamente trasportava, erano tutti uomini di nazionalità africana. In un simile incidente sabato scorso erano morti 4 braccianti, quindi non è il primo, ma insomma, qui sono incidenti gravissimi. Ecco, io allora abbiamo questa situazione che si sta, questa situazione insostenibile che si sta verificando nelle autostrade italiane, che insomma, soprattutto la 4 Serenissima sembra che sia diventata una corsia preferenziale per soli mezzi pesanti. Poi adesso alla luce che anche i cittadini entrano in ferie e vanno nelle zone balneari, magari sono quelli, vi lascio immaginare, che prendono la macchina pochissime volte o solo la domenica, vanno un po', si impiantano un po' lì in autostrada e poi ecco, con tutti questi tir, i tir hanno fretta, devono fare le consegne, eccetera, ecco, ci può essere un po' di nervosismo, di tensione e quindi ne fa le spese la sicurezza, perché questo è un dato di fatto, non è che lo dica io, questo è perché ho avuto modo anche di testarlo. Comunque, noi siamo giornalisti e a volte andiamo anche sul campo a toccare con mano per renderci conto come sono le situazioni. Allora, ecco, e poi c'è la situazione di questi braccianti che muoiono in incidenti stradali in strada dentro a questi furgoni che si scontrano con mezzi pesanti. Cioè, cosa sta succedendo in questo paese? Ma perché non ci sono regole? Ma perché non ci sono politiche corrette? Che spiegazioni possiamo dare? Intanto vedo il TG3 che sta alla fine in coda del TG, sta ritornando sul gravissimo incidente a Bologna. Ora ci ritroviamo anche noi per vedere di potervi dare altre informazioni più dettagliate. Un incidente gravissimo, addirittura è dopo questo scoppio potentissimo, sembra che sia GPL, è crollata anche un pezzo di autostrada, cioè il ponte lì, il viadotto è crollato sulla viabilità ordinaria sottostante a seguito di questa enorme esplosione accompagnata con una fiammata altissima
di diverse decine di metri, probabilmente lì ha spinato un forte calore e quindi ha fatto praticamente rompere l'infrastruttura, ha fatto cedere l'infrastruttura. Ecco, a seguito di tutto questo gran calore, fuoco e fiamme, e molto probabilmente anche il liquido che si propagava nel territorio circostante, ecco, questo incendio è andato a coinvolgere anche delle concessionarie di automobili, e da lì hanno preso fuoco, quindi con altre esplosioni, addirittura anche un ristorante ha preso fuoco. Quindi ci sono, al momento si parla di morti e feriti, almeno 2 morti, 85 sono i feriti. E dunque ci sono, scusa, queste situazioni. Massimo, se intervengo un attimo, no? Prego, volevo mi perdonerai un attimo, perché vedi, fra le due notizie, sono tutte e due, quella di Foggia e quella di Bologna, sono tutte e due notizie molto tragiche, perché ci sono delle persone morte. Però se tu fai caso, la maggior visibilità degli incidenti che è stata messa in campo dai media maggiormente è questo incidente di Bologna, perché è scoppiata sta cisterna, ha combinato il disastro, ha fatto macelli sull'autostrada eccetera eccetera, con 2 morti e tantissimi feriti. I feriti, sperando che non siano feriti gravi, potranno ritornare alle loro case. Però la notizia, secondo me, è più importante fra le due, che sono tutte e due pessime notizie, è quello di Foggia, perché una strage di braccianti che sono migranti, e qui sta il problema, ci sono stati 12 morti e 3 feriti, cioè non c'è paragone, no? Come morti, io non voglio fare la stima dei morti adesso, però mentre quello di Bologna, mi dispiace per i morti, ma ci sono stati 2 morti ed è terribile, ci sono stati tanti feriti, qui a Foggia ci sono state 12 persone che sono morte, sono 12 famiglie, diciamo, che vengono distrutte bene o male, perché questa gente, se viene qua a fare il bracciante, a farsi sfruttare le nostre campagne, lo fa per mandare i soldi a casa. Sì. Poi sì, quindi adesso la CGIL, ma tieni presente che pochi giorni fa, sabato scorso, sempre nel Foggiano, ci sono stati altri 4 braccianti stranieri vittime di un frontale. Sì, sì, infatti appena dato la notizia, esattamente 4 quindi, persone sotto. Quindi siamo arrivati a 16, se sono 4 no, vittime, giusto? Sì. Perfetto. Mentre quello di Bologna è un qualche cosa di spettacolare. Sono un po' duro nelle cose, no? E quindi la cosa spettacolare, fanno vedere la cosa spettacolare, perché è quella che fa più impressione a vedere. Sì. Sempre colpa comunque di incidenti sulla strada, di camion, di tir, perché che anche qui a Foggia è avvenuto tra un tir e un furgone. Addirittura questo furgone è una talga bulgara. Sì. Quindi mi sto domandando e mi domando, perché esaltare più una notizia rispetto che l'altra? Perché esaltare la notizia che fa vedere il caos, il casino? Quando io basta che guardo, sto guardando su fattoquotidiano.it, un lenzuolo bianco sotto un cadavere, e credo che ci sia un altro cadavere sotto il furgone, no? Quella è raccapricciante per me, quell'immagine, cioè mi uccide psicologicamente dentro, senza dubbio mi distrugge. Quindi io dico, diamo la stessa notizia a tutti e due gli incidenti, facciamo in modo che questi problemi non accadano più, perché tra sabato e oggi nel Foggiano, cioè, il 4 di sabato e 12 di oggi, almeno secondo le stime e le notizie che porta il Fatto Quotidiano, sono 16 e 3 feriti. Sì. Quindi
dobbiamo dire a questo governo che queste autostrade, queste strade nostre, non devono essere invase costantemente da questi tir. Non è questo il modo di trasportare le merci. Poi a Bologna una cisterna che scoppia in un incidente. Ma stiamo scherzando? In mezzo a tante altre macchine. Ma mi meraviglia che non abbia fatto un massacro, eh? È questo che mi ha colpito. È quello che mi sto meravigliando, questa cisterna che scoppia. Sono partito con la notizia subito di Bologna perché mi ha colpito questo che dicevi anche tu giustamente, no? Cioè non so come mai non sia successo veramente un poi se è gas, cosa farà il TAP? Sta struttura che ci porterà il gas in Italia. Come verrà messa? A chi sarà dato l'appalto? I lavori come verranno fatti? È gas che viene portato in Italia, eh? Che a noi fa comodo perché ci serve il gas, Massimo. Però io mi raccomando, chi deve fare questi lavori che li faccia con cognizione e con coscienza, soprattutto. Questo non avviene e te lo dimostro subito. Ricordiamo anche a Viareggio cosa è successo, no? Con quei carri arrugginiti che alla fine... I treni, sì. Ecco. Allora, no, perché veramente è che era su trasporto su treno, ora possibile, come fa a succedere una cosa del genere? Non è che veramente... Vabbè, lasciamo stare. Ma quello che volevo dimostrarti che non si fanno le cose seriamente, perché depositi di GPL, non so quante decine di volte più grosse di quello che è scoppiato oggi o quello che è scoppiato a Viareggio, vengono posti davanti a pochi centinaia di metri da una città che è Chioggia sottomarina. Se scoppi uno di quelli, cioè, vi lascio immaginare, lo scoppio arriva fino a Venezia, cioè voglio dire, vi lascio immaginare cosa succede lì nella zona locale. Allora, ecco, qui mi piacerebbe avere il nostro amico, ogni tanto interviene Gianluca Scarpa, che è di Chioggia, una persona molto attenta al sociale, anche perché è impegnato socialmente, e ci potrebbe dire delle cose molto interessanti. Ecco, queste sono le politiche sbagliate, ecco la spiegazione, te l'ho dimostrato subito. E allora io direi, Massimo, di aggiornarci con queste informazioni questa sera, perché se non hai altre informazioni sia per Bologna che per Foggia, ma Foggia sì, è stata stabilita, e più Bologna, che adesso ci saranno degli aggiornamenti costanti, perché sì, mi sembra strano, insomma, dove io ho visto l'immagine lì, insomma, quel baratro che ha creato sull'autostrada, quindi cioè, ci saranno lì maggiormente gli aggiornamenti, che bene o male a Foggia. Oltre a quell'immagine che mi ha distrutto il cuore, veramente. Certo. Se andate sul fattoquotidiano.it, guardando quelle immagini, fa capire anche di fare molta attenzione quando guidate. Non guardate il cellulare, non bevete alcol prima di mettervi alla guida. Siate dei guidatori coscienti, perché non solo a voi fate del male, ma fate del male anche a altre persone che non c'entrano nulla. Eh sì, abbiamo una società purtroppo così. Quasi quanti ne vedo io per strada, molto spesso viaggio con i mezzi pubblici, no? Anche perché con l'autovettura diventa sempre più, lo vediamo, complicato muoversi a medie e lunghe percorrenze. E, dunque, vedo sì, molti che hanno il telefono in mano, che lo hanno davanti al volante, quando va bene lo hanno sull'orecchio. Questi sono, io li definisco dei criminali. Se c'è qualcuno sintonizzato che si trova in queste situazioni, che sa di averlo fatto, eccetera, ecco, per me sappia che è un criminale, perché può andare a uccidere un'altra persona. Perché quando si sale in macchina, peggio ancora su un autotreno, va bene? Possiamo, cioè abbiamo, non ci rendiamo conto che abbiamo dei mezzi che possono uccidere anche il prossimo. Quindi giustamente hai detto tu, Rosario, attenzione nella guida, attenzione quando per esempio c'è la nebbia. Tanto per fare un esempio, lo posso fare perché io l'ho testato, dicevo prima, io ho fatto questa cosa qui, no? Venivo da un convegno da Trieste, nebbia fitta, salgo in A4 domenica sera, che di solito non la prendo mai per questi motivi, qui faccio la A14 più tranquillamente. L'ho fatto quella perché non pensavo che corresse domenica, non corro i tiri, invece mi ero dimenticato che dopo dalle 22 anche prima iniziano a correre, no?
E ormai ero in autostrada, beh, andiamo avanti. Quando sono stato sul tratto lì dopo Palmanova, che c'è il tratto dei lavori in corso, che ci sono dei limiti ben precisi, cioè vale a dire per i mezzi pesanti è il 70 e per le autovetture è l'80, okay? Con tanto di autovelox, e molti di quei autovelox sono attivi, perché lo so che sono attivi, ecco, con muro di nebbia. Io avevo alle calcagne dei tir che mi stavano a mezzo metro. Tu mi dirai, giustamente, o loro mi diranno, noi siamo alti e vediamo quello che c'è davanti. Con muro di nebbia intanto non vedi quello che c'è davanti, primo. Seconda cosa, appena finito il tratto interessato da questi limiti, non ti dico come mi hanno sorpassato, e a tutta velocità, e sono andati praticamente a vista zero, a visibilità zero completa, perché c'era veramente un muro di nebbia. Difficilmente io ho viaggiato, non ricordo aver mai viaggiato con un muro di nebbia in quella maniera, e andavano sparati dentro a questo muro di nebbia. Ora metti caso che più avanti trovano un ostacolo, un mezzo fermo in avaria improvvisa, che ne so io, cosa succede? Succede come quella volta c'è salto, alcuni anni fa, ecco, c'è stato un tamponamento a catena a lungo chilometri, succede quello, e quindi morti e feriti. Allora ecco, giustamente, Giuseppe, sì, fagli notare questo, attenzione a guidare in maniera corretta. Allora, siccome non avviene questo, perché i dati di fatto ci dimostrano il contrario, allora bisogna che sia qui purtroppo il governo, intanto inasprire le multe, dagli a pizzicare, non solo gli automobilisti, primo. Seconda cosa, perché anche qui gli automobilisti comunque sono molto, molto, molto... molto pericolosi, molto spesso vedo sorpassi a destra, zigzag in autostrada tra la corsia di destra, corsia di centrale e la prima corsia, perché quello che è da dire è da dire, no? Quindi inasprire bene queste cose qui, e dopodiché le multe, e dopodiché anche fare andare incontro a politiche serie, cioè quelle di assorbire il traffico pesante. Siccome purtroppo è così, non si riesce a migliorare, malgrado si faccia informazione di come dovremmo guidare correttamente, di fare attenzione quando c'è la nebbia, tutti i cartelli che ci sono stradali, che spiegano molto bene i limiti di velocità in caso di nebbia, non li rispetta nessuno. Allora qui, Rosario, bisogna intervenire con delle politiche, e quindi ad esempio assorbire il traffico pesante in ferrovia, ecco, questo per motivi di sicurezza. Bon, sulle 19:44 saremo a vedere, Massimo, saremo a vedere. Comunque l'operato di questo governo in base a questi, anche a questi ultimi incidenti così gravissimi, che hanno veramente del pavore. Allora io direi di concludere, guarda, facendo una piccola rassegna stampa, se tu sei d'accordo, se mi dai 5 minuti io concluderei con una breve rassegna stampa, per anche per dare le ultimissime, e poi eventualmente faremo un aggiornamento dopo cena, se fosse il caso, insomma. Sì, dipende dagli aggiornamenti che ci saranno, dai. Ecco, allora intanto io invito le persone a entrare dentro su internet e vedere che razza di fiammata, di esplosione, una cosa... e il calore che si sprigiona lì attorno, ecco. Andate a vedere e vi rendete conto cosa vuol dire GPL, cosa vuol dire piccole cisterne di GPL, e quindi pensate a Chioggia, che hanno messo quei bomboloni alti come un campanile e larghi come lo stesso, orizzontali, in caso di esplosione cosa succederà per Chioggia sottomarina e non solo, ecco. Vi lascio con questa riflessione, diciamo così. Allora veniamo alla rassegna stampa. Repubblica.it: Bologna, esplode un tir, inferno sul raccordo autostrade, un morto e 68 feriti. Tra le persone colpite 14 sono gravi. A fuoco il ponte della tangenziale, crollato, esplose le auto di due concessionarie, chiuso il tratto di Casalecchio in entrambe le direzioni, case evacuate. Ecco, qui è un elemento in più che ci arriva, case evacuate. Le prime testimonianze, allora, un boato tremendo, abbiamo pensato ad un attentato, aperta inchiesta per disastro colposo, il premier Conte domani in città, vicinanza del governo. Di Maio, riferiremo in aula, Martina accertare presto la dinamica. E vediamo il resto del Carlino, che è una testata proprio lì del posto, dunque vediamo che mi si apre poco, vediamo un attimino se riesco, vabbè. Allora, incendio ed esplosioni a Bologna, un morto, 100 feriti, A14 chiusa, terrore in città, 10
decine di auto esplose, colonna di fumo visibile da tutta la città. Pronto soccorso del maggiore preso d'assalto, disperso l'autista di un tir. Andiamo a vedere adesso. Lansa.it dice: Bologna, incendio ed esplosioni dopo incidente stradale, 2 morti, 55 feriti. Parzialmente crollato un ponte sulla 14, chiusi il raccordo autostradale di Casalecchio e tratto della tangenziale. Anche qui c'è la fotografia di questa esplosione terribile con una fiammata altissima, veramente spaventoso, assolutamente spaventoso. Questa è purtroppo la situazione di oggi a Bologna, purtroppo ancora una volta Bologna che paga sempre questi disastri, queste tragedie. Ricordiamo le stragi, ricordiamo quello che è successo negli anni scorsi, e quindi questo, insomma, ecco, quando ci sono queste situazioni, questi incidenti proprio così grossi come a Bologna, essendo Bologna, come quello che vi ho detto pochi secondi fa, fa venire in mente un po' tutto il contesto. 19:48, allora io direi di chiudere qui questo aggiornamento delle notizie, questo sì. Radio 6 TV Informa. Rosario, vorrei aggiungere qualcosa? No, se ci sono aggiornamenti li daremo più tardi, insomma, rassicuriamo tutti i nostri amici che siamo sempre sul pezzo. Ah certo, noi siamo sempre sul pezzo. Scusate la mia voce, ma sono stato poco bene, sono ancora tuttora poco bene. Sì, lo so, infatti prima stavo per farti, poi sono stato interrotto, stavo per farti gli auguri di una pronta guarigione. So che niente di serio, purtroppo sai, i condizionatori d'estate magari sono troppo forti e quindi è facile coi sbalzi prendersi qualcosa. Allora, dunque, fossero questi mali, Rosario? Sì, fossero solo questi mali. Ci sono invece cose ben più gravi, come abbiamo sentito anche poco fa. Allora, lasciamo quindi la linea alla regia per i programmi della rete. Eventualmente dopo cena interromperemo per un ulteriore aggiornamento. Speriamo che comunque la situazione rimanga così, non ci siano altre vittime, e quindi i programmi anche di Radio Saris andranno avanti senza aggiornamento. 19:49, grazie per averci seguito e buonasera. Ciao Rosario. Grazie Massimo, ciao.